Stai cercando crediti per FIFA 17 a basso prezzo e in maniera molto veloce? Allora parliamo la stessa lingua. IG Vault è il sito giusto per te. Trovi il link e codice sconto qui sotto in descrizione. Ragazzi, io sono quasi convinto di poter star così, perché secondo me abbiamo già una squadra veramente fatta bene. Accettiamo l'offerta per il prestito, io voglio solamente vendere dei giocatori. Se Berardi dovesse decidere però di andarsene seriamente, chiedere la cessione al 100%, dobbiamo cercare di capire, perché secondo me in attacco siamo anche fin troppi. Un'offerta per Belotti sicuramente non la guarderò. Abbiamo dato un giocatore in prestito e ci hanno spostato due partite. Dai, guardiamo questa offerta per Belotti, ma tanto non si vende, sì, 25 milioni di euro sicuramente. Rifiuta e vieta ulteriori offerte, perché se dovessimo perdere per sfortuna Berardi, non posso permettermi di perdere anche Belotti. Purtroppo però il morale di Berardi è scontento. C'è la partita con l'Atalanta, la andiamo a giocare, perché non voglio simularle queste partite di campionato. Un conto è simulare i torneini prima del mercato, ma il campionato è tutta un'altra storia. Facciamo giocare ancora una volta i titolari, perché abbiamo fatto veramente molto bene. Ancora una volta in casa, ancora una volta contro una squadra che mi piacerebbe tanto allenare, magari in una prossima carriera, magari il prossimo anno. L'Atalanta è una bellissima squadra. Berardi si appoggia così a Marco Piazza, adesso Piazza tra le linee, Piazza vuole andare, verticalizzare, vuole cercare il pallone, invece lo perde malamente anche Marco Piazza, perché ha fatto una finta in più di quanto doveva fare. Adesso può ripartire l'Atalanta, sempre con D'Alessandro, chissà se c'è ancora il Papu Gomez che dà un fastidio male, sempre lui, ancora D'Alessandro la mette dietro, ma c'è Romagnoli che esce molto bene. Pellegrini, il nostro centrocampista più di spinta. Berardi si vuole appoggiare a Piazza, Piazza vuole andare, vede il taglio per Belotti, Belotti riesce a tagliare dietro, Dramé però la stoppa molto bene e poi Belotti gliela prende, gliela porta via, ancora Belotti, Dramé più bravo. Diawara, c'è Donsà, attenzione Donsà, lo stop e il tiro di Donsà da fuori, non so perché l'ho fatto, mi sono ricordato di Gnoguri con l'Inter forse. La porta via il gallo Belotti, poi da Berardi va da Piazza, Piazza va da Donsà, cerchiamo di far toccare la palla un po' a tutti. Donsà vede Belotti che taglia, Belotti resiste alla carica, entra in area Belotti, una fucilata, la palla lì e c'è il gol di Mimmo e c'è il gol di Berardi, il 9 e il 10 come ci avevano abituati. Però vedete, Berardi esulta, è contento, festeggia in casa con i compagni, con la fascia al braccio, col 10 sulle spalle. Mimmo, ma non senti questa gioia? Non vedi Belotti quanto lotta, quanto è cattivo su quei palloni? E poi te arrivi, tapina, porta vuota. Questa è la gioia di giocare nel Sassuolo, questa è la voglia che devono avere i miei giocatori. Tu non è che sei troppo importante, tu sei perfetto per questa squadra che vuole giocarsi e vuole vincere tutto. Ti prego Mimmo, rimani con noi, non te ne andare. Pellegrini va a saltare e la prende lui, Donsà si appoggia così a Calabria che si appoggia ancora a Diawara, giochiamo sempre bene, Berardi, verticalizzazione, andiamo da Calabria, andiamo da Donsà, andiamo da Berardi, andiamo da Calabria e adesso possiamo spingere. Dov'è Belotti? Che voglio mettere un cross per la sua testa, voglio pennellarlo in mezzo! Andiamo a servire proprio Mimmo Berardi, che per adesso ci sta regalando l'1-0. Adesso c'è Piazza, che vuole andare da Belotti, voleva l'1-2, ma guardate come spazzano quando ci affrontano, hanno paurissima di noi. Vai te con le tue leve enormi, facci vedere che ci hai fatto male anche a Napoli, cosa puoi fare? Diawara, guardate come si avventura in zone di campo che non gli competono. Pellegrini, ancora Pellegrini, in possesso del pallone, vuole andare dentro la Donsà, Donsà, ancora lui, aspetta il rimorchio di Calabria, Calabria in aria, Calabria va dietro la Donsà, il tiro deviata, calcio d'angolo, che azione! Donsà la vuol mettere in mezzo, dove arriva Piazza che prova a stopparla, la palla che torna da Donsà, Donsà la rimette, arriva questa volta Rugani in volo d'angelo, riusciamo a rimanere qui con De Sciglio che non vuole perderla, per fortuna non lo fa. Pellegrini con la testa a cercare Rugani, adesso può andare a cercare Berardi, lo fa, lo trova, non riesce a servire Piazza. Riusciamo sempre a mantenere dei grandissimi possessi di palla, sto iniziando a capire come giocare con questo modulo e Diawara vuole riprenderla e forse ce la fa e forse no. Attenzione perché Berardi recupera un gran pallone, di distratti difensori dell'Atalanta, ancora Berardi, sempre Berardi, ce ne vogliono due per fermarlo. E adesso giochiamo bene ragazzi, perché non possiamo vincere 1-0 anche con l'Atalanta. Oddio, vanno benissimo i tre punti, per l'amore del Signore. Però 1-0 con la Roma, con l'Atalanta mi aspetto almeno un gol in più. Diawara, per favore, marchiamo gli uomini e non facciamoci autogol. Perfetto, mettila fuori così, dove c'è Berardi, che può ripartire. Sempre Berardi, l'uomo che mi dà più fiducia di tutti. Berardi va dentro a Diawara, adesso Diawara può spingere. Facci vedere che quello di Napoli è uguale a quello che abbiamo comprato noi. Diawara è più forte Donsà. Ma la recupera Piazza e serve Berardi, che chiede l'1-2 a Belotti. Fa il tunnel, Belotti la ridà a Berardi, in posizione regolare. Ancora Berardi, sempre Berardi, in area, sul mancino, la mette
sul destro, perché Berardi ha tirato col destro che ce l'avevi sul mancino? Questo è un gol mangiato, questo è un gol sbagliato, questa dovevamo buttarla dentro a tutti i costi. Guardate tutti i nostri giocatori, guardate l'Atalanta se si deve difendere nonostante un uomo un gol in meno. Ok, è ora di fare qualche cambio, perché per esempio Piazza inizia ad essere abbastanza stanchino. Mettiamo dentro Kishna e ancora una volta Berardi esce ed entra Robben, perché Berardi io non posso rischiare di sapere che tu te ne andrai davvero, quindi devo far giocare Robben. Dramé mette un gran pallone in mezzo per D'Alessandro che la stoppa e la mette in mezzo dove c'è Paloschi. Oh mio Dio, cosa stava per succedere? Ragazzi, in questo momento mi serve un po' una squadra difensiva, perché l'Atalanta sta pressando tantissimo, sta attaccando tantissimo, cosa che non aveva fatto la Roma. Donnarumma, sei da fare santo! Ma cosa hai fatto? Sto morendo dalla tosse! Kishna lotta, la strappa dai piedi proprio del missile Missiroli. Ancora Kishna vuole andare da Belotti. Belotti, proteggila in qualche modo. E poi servi proprio Kishna. Kishna ancora la può portare. Adesso dall'altra parte c'è una prateria per De Sciglio, che può andare. Ancora De Sciglio, sempre De Sciglio. Porta palla De Sciglio, si appoggia a Sturaro. Sturaro deve chiamare in causa anche qualcun altro, perché non può permetterselo. Belotti fa andare Calabria, Calabria nello spazio, Calabria adesso la vuol mettere proprio per De Sciglio, i nostri esterni, calcio d'angolo, benissimo così. Attenzione, c'è Belotti che si appoggia così a Darien Robben, ancora Robben, in qualche modo gliela portano via. Robben non riesce mai a proteggere il pallone, a tenerne il possesso. Attenzione, perché questo potrebbe costarci caro. Diawara e Rugani si immolano e la recuperano, ma la palla è ancora atalantina, ancora bergamasca. De Luca sulla fascia vuole andare a mettere un cross che potrebbe essere pericoloso. Sturaro la recupera, Sturaro la stoppa e la mette fuori e finisce qui la partita. Secondo 1-0, ma sono 6 punti in campionato su 2 partite. Questa è stata molto più sofferta rispetto a quella con Roma. Guardate, guardate, anche l'Atalanta ha tirato molto. E adesso ragazzi iniziamo a entrare nel giorno della verità, perché è l'ultimo giorno di mercato e Berardi potrebbe veramente decidere di abbandonarci. Io voglio provare a fare una cosa, perché non mi piace tenere un giocatore scontento che mi ha espressamente detto che vuole andare via. Certo, mi farebbe piacere, tantissimo piacere, riuscire a tenere Berardi. Se non dovessero arrivare offerte sarei contento, però voglio mettere le mani avanti e provare a fare una cosa che secondo me in questo momento è la più giusta da fare. Voglio provare a contattare la Juve e proporgli uno scambio alla pari Berardi-Marchisio. Non voglio mettere assolutamente più soldi, perché Marchisio è vecchio. Marchisio è vecchio, anzi dovrei forse prendere io dei soldi, però ha la valutazione di 66 milioni di euro Marchisio, mentre Berardi ce l'ha di 36. Ovviamente Marchisio cala e Berardi cresce, quindi alla pari voglio vedere se la Juve ci sta. 10 ore al termine, solamente per Marchisio voglio dare via Berardi, solamente per lui. Vediamo la Juve cosa risponderà e se risponderà. Non credo proprio, non credo proprio. Se volete la facciamo alla pari, 20 milioni non ve li do. Attendiamo solamente il termine delle trattative, vediamo se Berardi riesce a trovare squadra o se rimane ancora almeno 6 mesi con noi fino al termine del mercato, fino all'inizio, scusate, del mercato invernale. 7 ore, voglio andare, tanto la squadra è questa, non ci saranno botti di mercato per quanto riguarda l'entrata, può esserci solo qualcosa in uscita, se no stiamo benissimo così. Una mail, andiamo a leggerla. Offerta per il trasferimento di un giocatorino, perfetto, l'accetto, via, prestito per 2 anni. Sono tantissimi giocatori che non sono riuscito a vendere. Un'altra mail, andiamo a vedere, ma questa sarà giocatore venduto. Verratti al Barcellona per 83 milioni e mezzo, tutti i giovani italiani che volevo comprare stanno andando via a cifre che io non posso neanche pensare, non posso neanche immaginarmele, ma comunque 3 ore al termine, 2 ore al termine e ancora nessuna offerta per Berardi. Probabilmente al 99% rimane con noi. Attenzione, 1 ora al termine, nessuna offerta per Berardi. Berardi, sei ancora nostro. Berardi, rimani con noi. Mimmo, sei il nostro 10, sei il nostro capitano. Hai deciso di rimanere con noi perché non sono arrivate squadre che ti volevano. Ah, toh! No, infortunio allenamento, no, Si sarà rotto Berardi, state a vedere, si sarà rotto Berardi. No, non sa, 3 giorni, benissimo. Voglio andare a vedere il morale però di Mimmo, vedere che cosa mi dice la sua scheda, perché lui aveva chiesto di andare via, ma è scontento. Mimmo, non sono arrivate offerte soddisfacenti sul tuo conto. Intanto il tuo valore è aumentato proprio adesso che hai chiuso il mercato, quindi maledetto. E la classifica è bellissima perché siamo primi, ufficialmente primi, insieme a Napoli e Genova con 6 punti. La Juventus e il Cesena addirittura, insieme alla Fiorentina, l'Hellas e l'Udinese inseguono con 4 e poi tutte le altre. Siamo la miglior difesa insieme al Genoa perché abbiamo fatto entrambi 2 vittorie per 1-0 e sono contento così.
sono veramente contento così, anche perché abbiamo tenuto Mimmo e secondo me abbiamo fatto un gran mercato. Non ci serviva in realtà tantissima gente, abbiamo preso giocatori dove ci servivano, abbiamo dato via Matri solamente per l'esigenza di rientrare di tantissimi soldi che gli avevano dato come stipendio, e sono abbastanza soddisfatto, attendo solamente il mercato invernale per vendere anche Robben e Ribéry, perché ovviamente non ci servono nel progetto Sassuolo, ma per il resto sono veramente contento. L'unica cosa è che si potevano vendere qualcun altro come Iemmello, Mazzitelli, Dell'Orco, Trotta, Ragusa, Bruno, Rashford, però va bene, teniamo questi giocatori che sicuramente non ci fanno male. La formazione titolare mi piace, funziona, siamo a 6 punti in campionato, siamo primi, meglio di così ragazzi non potevo chiedere. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, ovviamente cercate di rimanere sempre civili, e nel mentre come al solito salutiamo l'ultimo like su Instagram. Sempre qui sotto in descrizione trovate tutti i link ai miei social network e tutti i link ai canali Libri, e iscrivetevi dappertutto. L'ultimo like è di Lorenzo Perrotta, quindi ciao Lorenzo, grazie per aver messo mi piace alla mia ultima foto. Ragazzi, il video finisce qui e io posso dirvi solamente una cosa: ci vediamo più vecchi. Ciao ragazzi.